subito a Mattina Lombardia un'altra ospite. Parliamo con Giorgia Coconcelli, che è una psicologa e si occupa molto di rapporti madri figlie. Presentiamo il suo nuovo libro. Eccoti, buongiorno, ti vedo, ti sento, ciao Giorgia. Buongiorno. Allora, il tuo libro è Il corpo potente, lettere a mia figlia, di Rio Editore. Appunto, tu col tuo lavoro insomma hai spesso scandagliato, no, questi rapporti che non sempre sono semplici, soprattutto quando la figlia è adolescente. No, proprio per niente. In effetti questo libro è nato un po', diciamo che il menarca di mia figlia è stato un po' un acceleratore di questo, nel senso che ho cominciato a farmi io delle domande per prima, cioè un conto ascoltare altre donne, un conto dire ma io che madre sono e come posso migliorare e favorire in lei un'idea positiva, malgrado tutto, della femminilità, malgrado la fatica. No, non volevo arrivare, spero di non arrivare al punto in cui lei mi dica mamma mia com'è pesante, se era una donna era meglio, è più facile per gli uomini, forse è più facile, non lo so, non decido per gli uomini. Dico che per noi è più complicato perché forse siamo ostaggio ancora un po' di rappresentazioni che cambiano nella forma ma che in qualche modo tendono a non darci un'immagine più che positiva, diciamo di valore, di sostanza, di consistenza di quello che siamo. Quindi del valore che ha una donna, a prescindere dal suo aspetto, da quello che fa. E ho cercato di trasmettere, spero, lei dice di sì perché non sono stata troppo psicologa, sono stata più mamma, mi ha detto, quindi ha detto positiva questa cosa, di riuscire a trasmettere questo messaggio. Un messaggio per una ragazzina che ha 11 anni? Adesso ne ha appena fatti 12. Quindi comunque adesso quando l'hai scritto? Appena fatti 12. Io nel testo, peraltro poi ho fatto riferimento alla mitologia, quindi ho fatto riferimento alle antiche divinità, raccontando dei piccoli miti, non c'è un cenno di una favola, no? Di alcuni aspetti che fanno notare come... Abbiamo perso il contatto Skype, no, ti sento, ok, abbiamo fatto vedere la copertina del libro, perfetto, su canale 626, sì. Ok. Dicevi attraverso la mitologia, mi sembra un punto molto interessante. La mitologia, le favole, ma anche racconti di libri o di film che lei ha visto, in che modo è presente sia un femminile più addomesticato, diciamo così, più conforme alla norma, a una norma data, o quello che ci si aspetta da lei, e qui invece quel femminile dove invece cerca di esprimere comunque se stessa, cerca di trovare il suo percorso di vita, di essere protagonista, no? Protagonista primo combattente. Mia figlia, io non l'ho mai fatto greco, mia figlia ogni volta che vedo la parola in greco, io non lo so come mai, è una cosa sua, comincia a dire cosa vuol dire, allora va a cercare sul vocabolario e questa parolina le era rimasta impressa. Effettivamente anche le donne possono essere combattenti senza bisogno di fare cose, anche cose importanti, però anche nella vita di tutti i giorni, quando noi proviamo ad essere creative, proviamo a cercare uno spazio personale di espressione, di riflessione, fare ciò che ci piace, che poi forse è quello che ci rende davvero felici nella vita. No, allora le auguro questo, le auguro di essere, a mia figlia e a tutte noi, di essere soddisfatte di quello che siamo, della consistenza che abbiamo, del fatto che possiamo essere, che esistiamo, che abbiamo un valore e che siamo molto importanti, molto più potenti quando ci facciamo memoria e anche siamo più solidali tra di noi, insomma. Sì, certo. Io noto molta petizione. La solidarietà. In tutti gli ambiti. Solidarietà femminile è una cosa che stiamo imparando ed è molto importante, soprattutto anche sul lavoro, in tanti ambiti. Sì. Il fatto di essere poi diventata mamma, ogni mamma ha poi quella prospettiva, no, più doppia. Cioè, prima sei solo tu. Sei solo figlia, dopo diventi mamma, quindi ti fai delle domande, dici devi trovare un equilibrio e fare delle domande e provare quantomeno a dare delle risposte, cercando di trasmettere un'immagine positiva di te. Se io do un'immagine positiva di me, cioè sono una donna tutto sommato soddisfatta di me, della mia femminilità, sicuramente anche una figlia è agevolata nel suo percorso di crescita.
Perfetto, io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata, e sicuramente apprezzatissima anche da tutte le mamme all'ascolto, soprattutto quelle che hanno delle adolescenti in casa. È stata con noi la psicologa Giorgia Cocconcelli, il corpo potente Rio Editore. Buona giornata, grazie. Grazie. E salutaci voi, la tua bimba, guarda, ragazzina, 11 anni, guai a chiamare, 12 appena compiuti, guai a chiamarle bimbe. Levante.